Buongiorno a tutti. Ho pensato di fare un caso clinico brevissimo. Oggi è appena venuta a controllo una mia paziente, anno di nascita 1960, che è venuta in prima visita a gennaio con un sovrappeso, un'ipertensione arteriosa che non le era nota, dolori diffusi a tutte le articolazioni e stanchezza tremenda. La signora lavora come cuoca in una casa di riposo. Alla signora che agli esami è emerso un deficit grave di vitamina D, valori elevati di glicemia, di emoglobina glicata con una resistenza insulinica, con un profilo lipidico anche alterato, l'omocisteina elevata. Oltre a fare una terapia di sostituzione con vitamina D, omega 3 a 4 grammi al giorno, dando anche zinco e selenio, in quanto anche questi non erano a posto, un complesso vitaminico B e magnesio, ho consigliato di nutrirsi in modo low carb. Vi faccio presente che dal suo diario alimentare emergeva che la signora aveva un altissimo carico di carboidrati ed in particolare di cereali, quali appunto pane, pasta, canederli, il toast, il panino, il biscotto e quant'altro. La signora ha seguito alla lettera le mie indicazioni, è tornata oggi, pesa 11 kg di meno, quindi vi faccio presente che sono 6 mesi, neanche, quindi da gennaio, d'accordo? La signora non ha più nessuna forma di dolore, che era uno dei motivi per cui è venuta da me. La pressione da 180 su 110, abbiamo 140-90, non manco benissimo, però contando che gliel'ho misurata io sono molto soddisfatta. Non è stanca, si sente piena di energia ed è veramente contenta. Quindi con una dieta low carb e la maggior parte delle volte un digiuno intermittente dove la signora lasciava via o la colazione o la cena a seconda di come le veniva meglio e più comodo per gli impegni sociali e familiari, e con un'integrazione la signora ora è normopeso e sta benissimo. In questo il potere dell'alimentazione e dello stile di vita.